Apriamo la diretta Facebook. Buonasera a tutti, salve dalle telecamere di Radio TV Ponte Grande. Oggi questo sabato 23 marzo 2019, in una giornata bellissima, 15 gradi centigradi, un sole veramente estivo. Oggi non sono solo, una sta dormendo e l'altra si riposa. A me la cosa non interessa, io sono solo qua tranquillo. Stefania che dorme sul suo lato, Orlando che dorme dietro, e io sono che faccio la mia diretta. Salutiamo Donatella Convertini. Ciao Donatella, grandissima, se non erro, generale del COSINT, Corpi Sanitari Uniti d'Italia. Salutiamo tutti quelli che io non vedo, perché non ho gli occhiali, quindi le cose piccole non le vedo, e quindi vi saluto a posteri, cioè dopo. Cosa dire, abbiamo fatto un po' di spesa, l'abbiamo depositata nel proprio frigo di casa e andiamo a fare un po' di shopping. Loro hanno deciso di riposarsi, non fa niente, io sono così. Cosa dire, giornata bella, tranquilla. Adesso andiamo a fare un po' di shopping all'Auchan, le fontane di Catanzaro, qualcosina che praticamente manca al mio camper. Sono solo, lo posso dire, non c'è nessuno che dica il contrario, perché stanno dormendo. Che c'è, non stavi dormendo tu? Io sto dormendo. Ecco, non si è svegliata, la prima si è svegliata, eccoci qua. Ragazzi, grazie dei like, e soprattutto grazie di quello che scrivete anche dopo in on band. Una grande soddisfazione che a Orlandino lo hanno chiamato il campione all'Eurospin. Salutiamo tutti gli amici, le cassiere, il signor Rotundo. Sì, le cassiere. Non è che ha detto i cassieri, cassiere dell'Eurospin. Ma erano tutte donne, scusami. Sì. Saluta anzitutto. Buonasera. Meno male che usi la R. Buonasera. No, perché buonasera. Così sì. Buon pomeriggio. Dai, dopo le due facciamo buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti da Stefania Tolarico. Sono le 5 in questo istante. Stiamo andando a comprare un po' di roba, no? Che serve per arricchire il nostro camper. Facciamo un po' di shopping. Prossimamente partiremo. Diciamo che è shopping mirato, non a caso, quindi andiamo a comprare la batteria per il camper, perché dobbiamo partire in direzione Roma, destinazione Roma. Una delle tante destinazioni, una batteria sia al GL. Partiremo la settimana prossima, dopo la partita con il Milan. Sì, partiremo dopo con il Milan, partiremo a Roma perché abbiamo un po' cose da fare sia per lavoro e anche per visitare la Garbatella. Ci vuole un po' di tempo per organizzare tutta questa... Partiamo con i camper, partiamo con altre persone che hanno i camper, Con altri camperisti. Altri camperisti, facciamo un po' di gita camperistica. Sei più brutta del solito. Ah sì? Ragazzi, e allora cosa state facendo? Scriveteci qualcosina. Elena Serma, ciao bellissima Elena. Ciao carissima, sempre più bella e più splendida tu e tua figlia. Daniela Greco. Ciao Daniela Greca, grazie per i complimenti. Ciao Daniela, un bacione anche a te, molto bella. Siete tutte belle. Tutte belle le donne del mondo. Le donne siete magnifici, siete fantastici. Senza di voi cosa faremmo noi? Senza Stefania che non ce ne accorgeremmo, però. Salutato, mi saluto mia zia che mi sta vedendo, saluto tutti. Chi è? Che cosa dice te? E Ficarra dov'è? Vogliono te. Vogliono Ficarra, vieni Ficarra. Se ce la fa. Io sono piccona, viene perché è stanca. Daniela Greco è bellissima, ma chi io? Grazie Daniela. Lei è bellissima, vedi? Daniela, sei una buongustaia. Eccolo dov'è Ficarra, ecco qua Ficarra. Ma che ti riposi? Ma uno non può nemmeno riposarsi un po'. Cosa dice Elena Serban? Elena Serban dice buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, bellissima. Una signora veramente bella. Grazie anche a te Daniela Greco per il Ficarra Picone, uno dei più grandi complimenti che abbiamo ricevuto. Anche Daniela è molto bella. Saluto mia zia che mi guarda da lassù. Ma finiscila! Dal settimo piano. Ma l'avevo capito che era una battuta sciocca, io l'avevo capita, se no non mi permettevo. Dal settimo piano mi sta guardando. Orlando, di qualcosa, di qualcosa. Ma non ho capito, voi gridate, fate, io non mi stavo riposando la Ma che ti riposi, ti riposerai lunedì quando farai la partita. Siamo lunedì, stanchi, oggi devo lunedì dire. Appuntamento, lunedì pomeriggio con la partita prima di campionato di basket.
Le nostre telecamere saranno lì in diretta dalla scuola Corvo, eh. Daniela Greco ti dice ciao bello. Ciao bello a me, grazie, no, grazie. A te, a lui. Ah, non a me. Mi ero illuso, mi ero illuso. Sei bruttino, sì, sì, sì. Guarda, bello non mi ritengo, ricco nemmeno, sfortunato tanto perché sto con lei, però forse io... simpatico. Sì. No. Io non so nemmeno da dove mi sei piaciuto, cioè che cosa ho visto. Cosa ho visto quando, quando mi sono fidanzata, che cosa ho visto? No, non l'avevi ancora visto? No, però fatemi spiegare, ragazzi, il mio cuore, la mia simpatia, ragazzi, ma voi siete maligni però. Così. Ma voi siete proprio maliziosi, pensate sempre a un qualcosa di brutto. Ma se tu imposti la frase in quella maniera. Sì. Io non imposto, ho detto. Ah, il portafoglio non è perché quando ci siamo fidanzati noi camminavamo con una panda proprio squadrinata. Prima avevamo un bravo, ricordati, un bravo Piaggio. Aveva un motorino che... Ancora un motorino. Pedalavamo tipo stile Flintstone. Mi ricordo. Non avevamo niente. Mi ricordo alla località Ponte Piccolo, quando si è rotto la forcella. E sono dovuta scendere e mi sono fatta a piedi. Stefania con le gambe così aperte, io con il muso dentro, vabbè, così nel ma allora si può fare un discorso serio. E io col muso a terra. E io mi sono dovuta fare a piedi. Cioè lui camminava sul motorino perché nemmeno ci reggeva. Quanti era? 20 andavamo, madonna mia. Perché non camminava per quello. Che dice Daniela Greco? Daniela Greco, ciao, ciao bello. Ah, ciao bello, sempre io ciao bello, ciao bello. Cioè praticamente quindi no, io per i soldi non mi sono fidanzata con te. No, 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 no. Per la bellezza, no, oh, no, guarda, no. Non è per la bellezza. Però sapevi che in me c'era qualcosa che avrebbe potuto farti per il piacere. Carattere, no, proprio, no, no. Assolutamente. Però c'era qualcosa maloso, che ti potrebbe piacere. Per maloso, geloso. Ciao Vincenzo Gregorace. Ciao anche a te, ciao, ciao. Quindi ciao. Per il carattere, quindi escludiamo pure il carattere perché per maloso, geloso. E... Però ti piaceva qualcosa? Speravi in me che c'era qualcosa che poi ti potesse piacere, un qualcosa di grande, un qualcosa che aveva peso. Lego. Cosa? Lego. La simpatia, Lego. Il cuore. Lego. Che cos'è? Che? Non mi riesco a che è Lego? Il Lego, i giochi. Che è Lego? Quella... No, Lego. Il sentimento, Lego. Non il Lego, quelli che... parla in italiano come mangi. Vedi che cosa dice Daniela Greco. Vieni, vieni, vieni. Dice, vediamo se riesco a... Io penso che la bellezza da solo non porta da nessuna parte. Brava. Ma la simpatia vi porta a superare tutto. Hai ragione. Voi lo siete, siamo simpatici. Baci, baci. Io avevo un qualcosa di lungo, di grande e di peso. Ma dipende se sei simpatico. La fantasia, la simpatia. Ma non si può parlare con queste. Guardate che oggi non si può parlare. Lungo. Ah, però non si può fare un discorso su una persona seria, Io so... Questo lo dici. Io sono tu, persona lo devono seria. Devono dire gli altri che dipende, sei una persona seria. Se sei simpatico, tu non sei simpatico. Io molto simpatico. Dovete sapere, simpatia, dovete sì, sapere che io, quando ero giovane... Aspetta, ti devo interrompere. Veramente è stata la simpatia perché mi sono messa a ridere quando l'ho visto nudo, poi ho riso. Sei una deficiente, sei una deficiente, non si dicono queste cose, deficiente. Quando l'ho visto io posso anche dirvi, che mi sono... Io posso anche dire come, come ci siamo conosciuti. Dunque io, come ho visto Stefania, ho cominciato... Dai, sono curioso. Ho cominciato a... a bestemmiare lei, nonno, i santi, per l'amor del cielo. Perché avevo una macchina che stava aggiustando lungo la strada, vicino aveva una piccola questo officina. Sì. Lei camminava con una minigonna strettissima. Io dissi, oddio mio, mi sono alzato. E un bernoccolo così sono sbattuto al cambio della Renault Megane. Pesavo 48 kg. Pesavo 48 kg. Adesso sono ingrassato, giustamente dopo 20 anni di matrimonio. Niente, allora così poi io ho parlato con una persona che è Sandro Benincasa, che saluto, tantissimo. Ci sai, mi piace questa ragazza, eccetera. Dice, guarda, lei farà la prima donna che faceva. La presidente della festa del karaoke del nostro paese, di quartiere di Ponte Grande. Dice, siccome tu andavi ero in Rai. Ero già presidente, già all'epoca. Siccome io. Siccome io facevo sempre radio, facevo radio e TV, sia per palestra eccetera eccetera, ti fai una cosa, se tu vuoi vieni a presentare questo show, dice così, con la scusa la troverai. E allora niente, sono andato, ho fatto questo presidente eccetera, e siamo conosciuti. Sei presentato, diciamo, presentavi questo karaoke, io ero il presidente di giuria. Io facevo il presidente, no, siamo conosciuti. Poi mi ha sedotto e abbandonato. Sì, pure, vedi. Hai perso. E ci siamo conosciuti. E poi niente, gli ho detto se andavamo al mare. Siamo andati al mare, come lei mi ha visto. Oddio mio, oddio mio, ha detto. Papà, okay. Ah. E poi ti sei addentrato nella selva oscura e hai perso la retta via. Bravissima, perché poi la cosa nasce cosa? Cheat Dante. Perché dovete sapere che noi uomini, vi rivolgo alle donne, quando vediamo voi donne... Tu hai visto donne, le mie forme. Ecco, noi ragioniamo con gli occhi.
e non con la testa. Vabbè, ma quello era solo, diciamo, l'inizio. Vedi cosa dice Daniela Greco. Nel tempo poi sono cambiate le cose. Vedi cosa dice Daniela Greco. Secondo me con lei hai preso il super enalot perché è dolce. Sì, e ho perso il biglietto. Daniela! Daniela! Ma che sta a di? Ma me stai a di? Ma sei veramente una buon gustaia. Ma ci dobbiamo conoscere, dai. Quando vuoi ci incontriamo, ci prendiamo un bel caffè. A proposito, ma vedi dov'è? Di Milano andiamo a Milano. Di dovunque tu sia, meriti un caffè, meriti una torta. Invitala in una pineta. Dai, perché avete fatto complimenti? Guarda come si ribasso. Io vedi, lei non mi ha fatto complimenti, però ti conoscere lo stesso, la verità. Vabbè, anziché il caffè ti offro la cena. Vedi cosa dice Daniela Greco, vedi cosa dice Daniela Greco. Il biglietto no, lo hai a fianco, vedi? Sono io il tuo biglietto. No, io sono deficiente, il biglietto è lui. Ma di dove sei, Daniela? Di dove è Daniela? Di dove sei, Daniela? Se puoi dircelo. Da dove scrivi? Da dove digiti? No, da dove digiti? Perché lei in questo momento può essere anche in un'altra parte. Dov'è che, diciamo. Dove abita, dai, ci vuole risiede, tanto. Risiede, risiede. Dove abita, non è che vogliamo la via. Perché noi partiamo col camper, ci possiamo allungare, ci possiamo accorciare. Sì, si allunga e si accorcia lui. Sì, da una parte sì. Però ragazzi, non si può fare una diretta così, che voi subito pensate a male. Mi allungo e mi accorgo. Si allunga e si fa. Francesco, chi è questo? Madonna, come guida questa. Chi è questo? Chi è? Chi è? Francesco, chi è Francesco? Barone Bottone. Sì, Mister Bottone. Master Giancarlo Tossoni. Tassoni. Non lo so come si chiama questo. Non ci dice Daniela Greco di dov'è. Vabbè, ce lo dirà più avanti, dai. Santa Maria! E ti qua! Hai visto, siamo vicini. Ah, Daniela, siamo di Santa Maria! E noi siamo passati, adesso ci troviamo vicino alla motorizzazione. Allora noi a Santa Maria veniamo sempre perché lui, Orlando, gioca alla scuola a Cassiodoro, quindi allora, il martedì e giovedì noi siamo là. Il caffè è una cosa possibile, allora. Ma puoi venire anche da noi, a casa nostra a Ponte Grande, perché no? Non so se sei sposata sempre... marito permettendo, non lo so, sappiamo se sposati, naturalmente anche con tuo marito, il tuo compagno, i tuoi figli, un caffè con degli amici, non c'è nulla di... con tutti, no, non so la vita di... io purtroppo sono rovinato. Io vorrei vedere chi è più rovinato fra me e te. Ho dovuto sottostare alle tue angherie. Guarda che il più rovinato sono io, al massimo che vi ho tutte e due. Ma guarda, tu proprio rovinato, ficarra! Ma tu hai tutto, Orlandino. Ho dai. Capito, ma voi due. Vedi cosa pensate. Dice Daniela dice, io lavoro a Ponte Piccolo, bravo. Come lavori a Ponte Piccolo? Noi siamo in Ponte Grande. Vabbè, che vuol dire? E dove lavori? Dove lavori? Ce lo puoi dire? Conosciamo tutti. Se è fattibile, ci puoi dire dove lavori? Io ho tutto, però ci siete voi che compensate, che mi date fastidio. Lei lavora a Ponte Piccolo, allora noi siamo lì, noi abbiamo casa vicina, insomma, siamo lì. Noi abbiamo la piscina a Ponte Piccolo. Che c'entri? Quella che è nostra, la piscina? La piscina è di Ponte Piccolo. Anche se è deficiente. Secondo te la piscina è nostra, ma è Ponte Piccolo. Mi ero illusa che era nostra. Non è vero, lei va in piscina. Si fa un giro in piscina e pensa che è sua. Ma vedi che un giro, non vedi, che dice, cioè, vedi che dice. Assistenza infermieristica, bravissima. Brava. Lo sai che io sono anche os. Ci vorrebbe però per mio marito qualche puntura. Io sono os. No, aspetta. No, veramente. Ho lavorato anche come. No, osso, operatore sociosanitario, ho fatto tanti anni fa, ho preso questa qualifica, poi ho preso il master in psicologia e criminologia investigativa, la mini laurea e poi... Comunque, Daniela, ci vorrebbe una puntura a quest'ora per mio marito, per a lei letale. Per farlo calmare. Magari con 2 ml di aria. 2 ml, bastardo. ml, però. E allora, Daniela, ci possiamo incontrare, tu a Ponte Piccolo, sali, vieni a Ponte Grande, entri, ti prendi un caffè e ci divertiamo, ci conosciamo, parliamo. E pensa che è migliorato, immagina com'era prima. Che cosa vuoi dire? Niente. Io sono sempre stato così. A buon intenditore, poche parole. Vedi che allontiamo tutte queste persone che sono tante, che si mettono online. In ragazzi, è sabato. Oggi esce... è sabato e domani è domenica. Ma dai. Ma no. Ma che dici? Ragazzi, iscriveteci da tutte le parti perché noi vi salutiamo. Oggi è sabato, ragazzi, andate a ballare, andate a divertirvi, mangiate. Ma fanno la fiera qualche cosa. Mangiate la pizza. Stasera pizza, ragazzi. Oggi è sabato, ci vuole la pizza. Sì, ricordate, questi ci guardano, questo scemi, parlano una. Sì, è vero. Lo sanno ragazzi, tutti. Ci vuole la pizza. Vedi cosa dice Daniela, vedi cosa dice Daniela. Allora, io lo conosco perché ho lavorato in Radio Onda. Allora ti conosce. E lo conosce, allora lo sai chi è.
Che cosa vuol dire? Non lo sa chi è? Che dico? No, allora parla di Onda con noi Nicoletta, ero insomma. Giovane, facevi, una pro, facevi un programma, tu vedi no, che dice? Ero giovane. Eri giovane. Ma che mica fosse vecchia, scusa, ho capito. Mica sei grande, io... sei una bella donna. Oh, scherziamo, anche se scherzando. Ah, lui che è brutto. Io le scusami, scusami, no, se tu eri giovane. Come e ora sei grande, io che sono un vecchio rincoglionito, scusa, l'ho capito. Sì, sì. Detto, io le credo che tu eri un po' così, perché già da ora... Vabbè, in quel periodo ero un pochettino, diciamo, birichino, birichino. Collegandoci gli aneddoti che... Vedi, vedi cosa dice, vedi cosa dice, vedi cosa dice, vedi cosa dice. Dalle 9 alle 11 faceva il programma? Che ci incontriamo dalle 9 alle 11, che facciamo? No, forse faceva un programma... dalle 9 alle 11, allora, mio fratello finiva il programma dalle 7 alle 9, scusa. Quindi davi il cambio a Tonino, tu. Mio fratello, perché lui... Tonino praticamente faceva Buongiorno Corno. Io lo facevo il pomeriggio, mi sembra, se non erro, dalle 15 alle 17 o dalle 14.30 alle 16.30. Io facevo Studiando con la musica. Io non sì, ricordo la con Tonino faceva. Ah, tu facevi con Tonino. E quindi lo facevi insieme a Tonino il programma, probabilmente. Io però Daniela non ricordo questo, a te non ricordo. Magari se poi mi fai vedere una foto tua di giovane, forse probabilmente potrei ricordarmela. Sì, perché... cosa vuoi pure... No, niente. Cosa ti serve la foto? Ma mica la foto che intendi tu, una foto sua. Di no, facevamo il programma, ti ricordi? Radio sotto il conventino. Sì, erano bei momenti. Poi io passai da Radio Onda, passai a come si chiamava? Radio Calabria. Radio Calabria 85, che era un'altra radio, che era di mio zio. Lì passai a fare il direttore artistico e lì facevo radio giornale, eccetera, eccetera. Quindi adesso andai a migliorare. Abbiamo la nostra radio, Radio TV Ponte Grande. E ora, come vedi, abbiamo aperto una radio nostra, Radio TV nostra, che è uno canale streaming, in attesa che ci danno le frequenze effettive digitali terrestri. Dalla danno. Sono un po' bloccate, insomma, tante cose, però diciamo, come strumentazione abbiamo tutto quello che serve, pronti a poter fare quello che vogliamo, insomma. E quindi sì, facevi la radio, quindi tu facevi anche il programma, iniziai a Radio Onda, iniziai come diciamo il famoso portabus. Comunque siete fantastici. Grazie, io soprattutto. Di sabato ci vuole una cosa di questo, perché ti rende lieto il sabato e anche la domenica. Adesso posso. Io vi racconto una cosa. Posso uscire e stare tranquilla. Vi racconto grazie. Una cosa. Gli ho dato a Stefania di. Vedi cosa dice prima? No, niente. Mi fate morire dal ridere. Lei. Io che faccio morire dalla bellezza. Me lo dicono sempre che li allora, faccio Daniela, morire. Allora, Daniela, devi sapere una cosa. Gli ho dato delle cose molto, diciamo, delicate a tenerle nelle mani. E praticamente tengo io nelle mani. Batterie diciamo di cellulari, insomma, diciamo carica batterie per il camper. No, insomma, cose così, nulla di particolare. Ho detto tienili che adesso andiamo al camper e adesso me li darai per poterli fare. Ti ricordi? Ma quando? L'altro giorno. Vediamo, siamo passati, è passato un signore, ha detto complimenti, siete fantastici. Grazie. Non c'erano più quelle cose in aria. Devi finire di dondolarti quando ti fanno i complimenti, se hai qualcosa in mano. È un'eccitazione. È una soddisfazione, perché dopo il lavoro che fai, dopo che cerchi di fare ridere le persone, perché non è un lavoro facile, anche fare la battuta, essere spontanei, questa cosa qua non è facile. Quindi avere poi i complimenti per strada è una grande soddisfazione e mi piace tantissimo, tanto che questa è la mia passione e io sono contenta e vi mando i baci. Marcello Lanciano, ciao Marcello, anche Marcello è un carissimo amico, insomma. Diciamo Marcello è un grande tifoso del Catanzaro, il Catanzaro sta andando forte, anche se ultimamente ha perso, l'uomo sta andando forte. E Franco Martinez, da dove scrivi Franco? Allora Daniela, quindi ci conosceremo sicuramente, ci divertiremo, trascorreremo qualche minuto insieme, certo, all'insegna del divertimento. Naturalmente quando conoscerà lei, purtroppo, ti cadrà sarà tutto quei soldi. Sarà assicurato il divertimento, non ti fai vedere Orlando, vai, ciao, il grande Milan, come vedete Orlando Number mastica one. Il Milan, mangia insieme al Milan, dorme insieme al Milan. Dovete sentirvi soddisfatti, certo, è quello che ho detto prima, ci sentiamo soddisfatti di questi complimenti, di queste cose, di questi fan. Ma con soddisfatti di che? Ma tu ti rendi conto? Con noi. C'ho un figlio rincretinito, una moglie rincretinita. Meno male che non dici ma altro. Ma tu lo sai che scopazzo per te, lui è il mio amore. Anche lui. È grande, lui ormai è grande, è uscito non so con lui chi, ragazzi, cosa. Vabbè, ormai lui è grande, diciamo, grande. Ecco, l'affetto si ripercuote tutto su perché lui è che è un ragazzo. Ci sono le coccole, magari il grande non lei non me le fa, io che faccio? Gliele faccio ad Orlando, Eh sì, quello ormai è grande, insomma, ecco, diciamo, nemmeno ci arrivo a salutarlo, è alto 1,83, quant'è?
Sei anche tu basso, perché tu hai sempre insultato me. Io sono alto 1,71, poi basso, insomma, non è che sei tanto. Hai sempre insultato me per la mia altezza, adesso finalmente sei basso, per Elio sei basso. Io sono 1,71, scusa, però non è che sono per tanto Elio basso. Basso per lui è 1,80 e tu sei basso. Vabbè, per lui... Ho avuto, dopo tanto tempo, anche un'altra soddisfazione su questo senso. E niente, quindi lei praticamente, essendo una nana, essendo basso, sbagliato. Che stai? Sono passati dei signori che ci guardavano malissimo. E sì, questi parlano con un telefonino, dice, questo non incretinetti. Non lo so se questa sera usciremo e faremo forse una diretta notturna. Può darsi. Senti là. Nanette. Sì, sono pensate un po' che l'altro giorno, no, si è comprato una scopa nuova per ramazzare a terra. Questa scopa aveva il laccio, no, perché vedete che li appendono all'abrico per poter... Allora lei si è dimenticato il laccio, si stava affogando, impiccando. Buona questa. L'ho sciupato. Dicevo quindi, stasera probabilmente faremo forse una diretta notturna. Insomma, ci divertiremo all'insegna di divertirete. Uscirete? Perché tu non esci. Dove andate? Ma che ne so, farò diretta. Io vorrei sapere, no, perché disprezzi sempre? Mi disprezzi, dici che sono bassa, che sono brutta. Ma perché questo, hai ragione? Che... Però sono 20 anni che sei sempre come, sei sempre appiccicato tipo ventoso. Mi lasci un po' in pace. Mi costringi a stare con lei, aiutatemi. Ma quando litigate, come litigate così? No. Sì. Allora, quando litigate ve lo spiego io. C'è un testimone qui, quando allora. Litigiamo a casa c'è un putiferio, cioè volano piatti, bottiglie, allora, bicchieri. Io grido e lei picchia. Grida, lui io grida. Parlo e lei fa. E la mia io unica dico difesa, e lei... La mia unica difesa è... Ma si alzano le mani! E la mia unica difesa... Tu sei... Lui quando si vedi che cosa dice, che non è un, leggo, è un pazzo, non lo sopporto. Perché io morirei anche a vedervi litigare. Ah, capite? Si può... Tu. Fammi vedere che sta passando una cosa che voglio... Dio mio! Chi cosa è? Passato? Una signorina. Chi è quella? Ah, stavo dicendo, tu ridi sulle mie spalle. Beh, no, cioè, mi picchia, ragazzi, mi picchia. Ah, devo dire questo aneddoto. Siamo dovuti andare Nello? Via. Questo aneddoto. Nello? Siamo dovuti andare via. Abitavamo in un palazzo al terzo piano. Perché mi buttava sempre sotto, io risalivo. In un condominio, siccome eravamo un pochettino troppo irruenti, cioè lui quando grida lo sentivano tutti. Infatti, quando arrivavamo, i nostri vicini abbassavano serrande, tutto, perché dicevano: ah, sono arrivati in guerra, e chiudevano tutto. Quindi siamo dovuti andare via da questo palazzo e trovarci una casa. Ma con chi parli? Con questi. Con i miei. E trovarci una casa un pochettino più isolata per stare da sotto. Ma perché ti devi raccontare questo? Perché lui, facendo, essendo tipo troglodita, cioè come tipo troglodita? La mattina si alza, Stefania, dammi il caffè. Cioè, confermare che cosa? È un po' scurrile, un po' rude, un po' rosso. Ma mi stai colorando in una maniera vivendo, su. Vivendo in questo modo, tutto tipo pazzo, allora ci siamo vedi dovuti... Che cosa dici? Ci vedi, deficienza. Ci siamo dovuti allontanare per non fare brutte figure. Ma guerra è... Non ma guerra in tutti i sensi. Sì, sì, te lo assicuro. Beh, siamo e beh, in tutti i sensi, sì. Anche quando usciamo, quando usciamo a fare shopping, qualcosa, io lo devo tenere a mare perché si mette a fare. Un cagnolino dal consiglio, ma che non so come. Perché in mezzo alla gente possiamo rischiare di fare brutte figure. Allora io lo devo tenere sempre a bada, gli devo dire saccuccia. Ma togli socchiare che ti manca il cagnolino, ti manca. Devo fare accuccia, via. Allora lo devo fare. Ma che sono un cane, sono un animale. E quindi ti dico, diciamo, dovuto tenere via. Tanto rispetto per gli animali. Per la sì, un ornitorinco. Che sono io? Un ornitorinco. Un orno chi? Un ornitorinco. Adesso mi informo, se è una parolaccia con te faremo i conti. Sappi, io adesso mi informo. Sappi, Daniela, che quando andiamo al supermercato, all'Eurospin, aprono, cioè ci riconoscono subito. E me, dice, non arriva di guerra. È merda. Dico, e me? Dico, è merda. Ma che dici? Ma che dici? Dici, non dici niente. Che dici? È un'espressione per dire, ecco, arriva di guerra. Ecco, cioè, è lui che comincia a fare un casino tremendo. Parla sempre con il responsabile. Alla frutta rivoluziona. Stefania, prendi la frutta. Ma portava la pomparola. Ma che dici? Tutte queste cose mi stai descrivendo divento, in una maniera assurda. Io divento piccola, mi nascondo. No, tu sei una nana di nascita, non diventi piccola. Cerco di fare finta. Di non difendermi. Io faccio finta di non sentire. Difendi. Aspettate che poi mi difende, vai. No, hai ragione. Avete visto? Ha ragione, ho ragione. No, faccio lei. Finta. No, ho ragione io, dice. No. Lei, faccio finta di non sentire. Quando ho bisogno chiama lui. Ma hai rovinato tutto. Infatti uno l'altra volta mi fa, ma signora, ma vi sta chiamando vostro marito? No, no. Chi è? No. Bru, non lo conosco. Bru? Quello non lo conosco. Bru? Che è sto poi bu, mi che capita che tanto che mi rimbambisce, credimi, no, Daniela. No, tu sei rimbambita tanto da sola, che, non aspetta, è vero che io ti rimbambisco. Aspetta, tanto che mi rimbambisce, l'altra volta, sai che cosa ho fatto? Ma non le dire messo, queste cose dirette, non no, le dire! Non lo voglio dire, perché mi sta ascoltando anche il signor Rotondo e lo saluto. Ho messo, rotondo, il...
il proprietario dell'Eurospin, tanto che mi ha rimbambito, ho messo la spesa nel carrello di un'altra ragazza, di una ragazza. Ma perché c'era ripreterita? Che c'entro io? Non l'ho capito, che c'entro io? Mi fa prendi questo. Guarda quanti cuori. Voi mi fate morire davvero. Qui al lavoro mi sentono ridere e si pensano che sono uscita pazza. Credimi, questa ragazza. Allora, Daniela, allora io ti racconto io un fatto. Allora, scusami, a questo punto. No, lo racconto io, Aspetta, questa. Non mi si ferma più. Questa ragazza mi ha guardato così e ha detto. No, io dico una cosa. Perché ho detto, Madonna. Allora, Daniela, un giorno. Camminavo dietro un signore. Sempre all'Eurospin. All'Eurospin. Ma quando? Un giorno. Camminava. E c'era un signore, veramente, lo alla giuro. Frutta, reparto alla frutta. Che prendeva la frutta e le metteva nel cerchio. Questa carrello. È stata storica. E lei mi ha detto, gli facciamo uno scherzo. Ho detto, assolutamente no. Prima sì, perché è un signore, poi anziano, no. Che fa? Lei metteva e gli toglieva la frutta. E questo girava e guardava. Io dico, mo, se gli dico a questo signore che è mia moglie, mi picchia mia moglie. Se non lo dico, mi picchia lui. Questo si gira. Ma credetemi, lei la deve finire di farmi gli scherzi, si vergogna a togliermi la frutta. Signore, non c'entro io, le ho detto, è la mia moglie che le sta togliendo. E lei pure, ancora più scostumato a mettere in mezzo sua moglie, quando è lei che fa questi scherzi, si vergogni! Gridando davanti a tutti, io veramente sono scappato, e sono io che ti faccio arrabbiare. È stato un caso. Ed è la prima, la seconda, Daniela, e vi dico pure dove, di fronte all'ospedale. Alla Sidis dell'ospedale, di fronte all'ospedale civile. Ex Sidis, quando era Sidis, o le COP. Sì, vabbè. Mi ha messo in tasca, in divisa ero io, mi ha messo in tasca delle caramelle, sono arrivata tutte suonate, eccetera. È arrivato, dice, lei non si vergogna di rubare le caramelle? Ruba, dico, io rubo le caramelle, quando metti in tasca, svuoto le tasche, avevo le caramelle, ho detto, chi l'ha messa qua? Ah, si vergogna, lei, guardate che questo è un ladro, mi hanno bloccato mezz'ora, un altro poco mi arrestavano per un pacco di caramelle, vergognati degli scherzi che mi fai. Messo, e poi alla fine sono io che faccio gli scherzi. Ne ho messi 10 pacchi, almeno con l'occasione di. Ma come ha fatto a metterli nella tasca? So. Ma veramente, tutti li hanno bloccato, una vergogna. Sappi che, rubare è un'arte. Che poi alla fine dice, lei si vergogna a prendere delle caramelle, se aveva bisogno gliele davamo noi. Ma che brava, mi dai? Ma che mi dai? Ma state vergognate. Senti, perché a quello, all'inizio all'Eurospin hanno messo delle guardie giurate. C'era quello, uno vestito in nero che faceva security. Allora... Che? Security, alla che cos'è la security? La security. Allora io che cosa ho fatto? Sono andata di soppiatto, mi ho detto guarda. Che hai fatto tu con di soppiatto? Sono andata a parlare con questo. Ah, parla in italiano, soppiatto. Siamo entrati prima io e poi mio marito dietro. Allora sono andata avanti, l'ho anticipato. Ehi. Ho parlato con questo della security, ho detto vedete che c'è, siccome lui non si fa mai sta barba, arriva sempre con sta barba grossa così, tipo Barbossa. Mi non mi cresce la barba perché tipo, vado di fretta, lavoro, faccio. Ho detto, vedete che c'è uno lì dietro con la barba, con il cappello. E vedevo questo signore che mi seguiva. Che ruba, vedete che sta rubando quello che è successo. Questo mi guardava, dico scusi, ha qualche problema. Ero piegata. Dice, lei ti raccomando si comporti bene perché io che cosa sto facendo? E poi a un certo punto è andata a chiamare, dicevano tu, di come mi conosceva. Dice, no, che è sicuro la moglie che vi ha fatto uno scherzo, gli ha detto. È una signora bionda che le vi ha detto questo. Sì, è quella con gli occhiali. Lei faceva finta di niente. Avvocato Salvatore Fiolà che scalisse. Ciao a tutti. Ciao a te, avvocato Salvatore Fiolà. Non lo baciare così se la fa. Hai ragione. Infatti. Dammela. Ma non no, dai il bacio. Mi sono piegata in due dalle risate per quella giornata. Sì, stavo guardando. No, ma perché non mi deve baciare Daniela? Non gli dire queste cose qua. Mi deve baciare lei. No, non faccio la barba perché ogni tanto vado di fretta. C'è questa cosa che si mette cappucci, cose, sciarpe. Allora sembrava veramente. Faccio un rapinatore. Allora mi è riuscito bene lo scherzo. Questi mi guardano e dice questi qua sono scemi, questi sono rincretini. Abbastanza, lui abbastanza però. Sì, insomma Daniela, questa mi fa mille scherzi, ma sono tanti. L'altra volta mi ha fatto pattaglia gli olio, il peperoncino con l'olio di seme. Mi ha fatto. Vabbè, io avevo il quello. Caffè con il sale, quello che mi combina, voi non sapete niente. È il sale della vita, capito? Il sale te lo darei qua in testa. Vabbè dai, ogni tanto scherziamo perché sennò... No, è la verità, che mi scherziamo, noi siamo. E Daniela, quindi cosa ti devo dire? Purtroppo sono rovinato. Tu dici perché l'ho sposata? Beh, io te lo dico. Perché ormai mi ha sedotto, mi ha abbandonato, mi ha messo incinto. Ormai ci troviamo. E perché prima ero grasso e quindi. Ormai ci troviamo in questo ballo e balliamo, va. Che devo fare? Che era un tango, una mazurka, che allora, cos'è? Fregatevene di chi vi vede, di chi vi vede. Sì, ma questo è rincredito, questo dice parlo da soli. Dai, noi. Allora, Daniela, io ti
racconto un altro aneddoto, io lo voglio dire, questo è bene, lui è testimone. Come testimone? Un giorno. No. Un testimone di questo fatto, un giorno mi alzo dal letto che... e lei mi guardava di traverso. Questo è successo tempo fa. Ma che cosa vuol dire che è successo tempo fa? Che hai ragione. So dove vuole arrivare. Allora mi guarda e mi ha detto: vergognati, con te non finirà bene. Vedi cosa dice Daniele, vedi cosa dice. Sì, tanto le persone parlano lo stesso. Sì, sì, vabbè, ok. No, ma sai quanto mi interessa, io scherzo. Tanto non faccio niente di male. Allora diceva, sono pure fermo. Allora dicevo, mi alzo, questo è bravo. Vabbè, ho detto che vuoi. Finirà male. Mi avvicino e dico, ma che vuoi? Alza le mani, due schiaffi. Ma talmente forte che mi ha spaccato il labbro di qua. Ma chi sei scema, la mente mia, no? Ma che c'è? Che stai dicendo? Lo finisce qua, guarda, e comincia a gridare. Se ne va, parla con Orlando, parla con Elio. Se ne viene Elio, mio figlio, e mi fa... Papà, pure te però, vergognati. Vergognati. Dice, ma che sono tutti scemi? Dice, io non sto dormendo perché mi ha picchiato. Dico, quindi sono sveglio. Dopo un po' mi chiama mia mamma, lei... C'era mio padre, abitava a Caminia, mi dice non Orlando. Ci crede che ti ho picchiato? No, non è che l'ho picchiato. Daniele! No, questo veramente, è successo veramente. Alla fine questo e quell'altro, ma vergogna, mi caccia di casa, mi vai toglie di casa camper, vai a e me ne vado al camper a Bambinello Gesù perché avevamo un vecchio camper, ma io non ho capito niente, vado al lavoro, torno questa sera, però pure tu papà vergogna, ma che cosa ho fatto, mi chiama mia mamma al telefonino, però che cosa hai fatto, ma nessuno mi dava motivo, passa dopo un poco, arriva Orlando e dice, un tuo padre mi dice, vai che finire è finita, dico beh, ma vicino mi fa, amore vieni qua, io, che c'è, scusami, ho sognato che mi stavi tenendo e vaffanculo! Mi buttate due schiaffi, scusa, mi picchiasse, a tutti, ma ti passasse cazzo con schiaffi, mi buttate due schiaffi tanto! Scusa! E tanta gente si sceva, va a rincredare, rinchiuditi! Nel sogno era vero che mi hai tradito con una di Cosenza, era reale! A me non di Cosenza mi picchi, scusami! Scusate, scusate il mio squirrile, perdonatemi! Ma mi ha picchiato! Il tuo linguaggio scurrile! Nel sogno Avalanche. Nel sogno era reale, cioè tu mi hai tradito con una di Cosenza e io ti e tu mi picchi davvero. Scusa, ma svegliati, facci due pizzicotti, che era reale, cioè come Daniele, come faccio a stare con questo, siete pure armati, ho pure portato armi, sì, da quelli, sì, io ce l'ho l'arma. Cosa dice? Non ce la posso fare. Non ce la posso fare qui. Ma due schiate, poi, amore mio, perdonami, ho sognato che mi stavi tenendo. Ma te in testa qua! Nel sogno ho visto tutto. Ma si può vivere con questa donna? E poi, quando dormiamo, più là, poi cado dal letto. Dice, perfetto, adesso puoi stare fermo. Ho capito, sono caduto dal letto. E non mi dai spazio, io devo avere lo spazio mio, vabbè, più un cuscino, e così... Ma il suo spazio è la sua metà, più l'altro quarto del cuscino, che non ho capito chi è sto cuscino, che poi chi è sto cuscino che ti abbraccio? Dimmelo! Io abbraccio il cuscino perché... Abbracciami! Si dorme comodi, capito? Ma puzzi, che ti devo abbracciare? Come puzzi? E poi mi fa, Orlando, questa sera ti voglio. Mi stende quel piede congelato. Riscaldati i piedi, riscaldili. E sono naturale, che c'è da fare? Vedi, allora vuoi dire che ci tiene a te? Gira la moneta se l'avresti fatto sognato tu, hai ragione. Ma se l'avesse sognato lui, non mi avrebbe fatto uscire più di casa. E io certo. Non posso sognare perché lei mi entra pure nei sogni, mi blocca i sogni. I sogni sono tutti chiusi, bloccati. Mi sogno a lei anche la notte. Come faccio? Aiutatemi. Ti ricordi quando ti ho messo quell'animaletto sotto il cuscino? Dai, quello è stato veramente classico. Mi ha detto Orlando, vedi che ci sono degli animali. No, non ti preoccupare, vedi, mi alzi il cuscino e c'era un ragno tanto. Io non è che ho paura del ragno, ma in quel momento e poi era un da ragno quel di momento, da quel momento cerca sempre sotto il cuscino prima il di cuscino. Dormire fa hop. Vedi cosa dice, vedi okay. Cosa dice Daniela, il nuovo Paolo Bonolis, grande, grazie Paolo Bonolis. Solo che Paolo Bonolis c'è una bella donna, io, ma chi sarebbe, la moglie di Paolo Bonolis, ma che, ma mai visto. Ti ho visto troppo bene, ti ho visto. Dai. Io l'ho visto troppo bene, ragazzi. E infatti, per questo mi hai scelto, giusto? Non so, ti ho detto che il mio è stato un errore perché ti ho visto con la minigonna. Ho sbattuto con la testa al motore, non ricordavo cosa stavo facendo. Che ti ha fatto pensare. Poi quando mi sono ricordato, figlia di sei fratelli, sono... Vabbè, giusto il primo giorno, però poi tu hai perseguitato, cioè... E dopo hai approfittato di me, mi lasciavi.
E cosa? E che gli manca a lei? Ti posto qualche altra signorina e vediamo le differenze. Perché c'entra, ognuno è fatto a modo suo e poi in base alle sembianze che prendono dai genitori, dai nonni, ognuno può avere un tipo di bellezza, eccetera. Guarda, sei arrabbiata. Non ti incazzare, non ho detto niente. Brava. Devi capire, non è che Stefania che cosa gli manca, quello che non ha, facciamo prima i conti di quello che ha. Facciamo un conto. Dai, se non avessi avuto qualità, ma adesso scherziamo, poi se non avessi avuto delle qualità non ci saremmo sposati, non sarei piaciuta, dai. Ma io sono ciecato. Non è che si vede solo il fisico, a livello fisico, l'attrazione no, fisica. No, davvero scherziamo, vedi che dice. Antonio Chiarella, buonasera avvocato. Buonasera avvocato, approfittiamo di un bellissimo divorzio all'istantanea. Magari. Divorzio all'italiana. Basta solo il sorriso che ha. Chi? Grazie. Lei. Oh no, ti ho detto che mi devi avvisare quando devi salutare. 35 denti, io ho 35 denti, vedi qua, guarda. Che poi non mi potevano dare qualcosina in posto dei denti? Vabbè, non so. Lei è la causa del riscaldamento globale, con il sorriso fa sciogliere le acque. Grazie, questo è un complimento, io ti ringrazio, visto che figlio che ho. Ecco, il figlio è suo, io voglio sapere dov'ero in quel momento io, che poi me lo domando sempre. Papà, ma tu non c'eri. E questo devo vedere dov'ero io, che poi non ho capito perché. E voi... siete nati quando ero in estero. Io non eri tu? All'estero. Forse non nemmeno io me lo ricordo. Lei è così malvagio. Basta solo il suo. Vabbè, Roberto Scorza. Roberto Scorza, ciao, mio cugino. Ciao, Roberto. È stato lo Spirito Santo. Sì. Come madre di Calcutta, lei. E insomma, ragazzi, vi ho fatto un po' di mie disavventure. Vi ho detto come ho conosciuto Codesta. Abbiamo capito come è uscito lui, non l'ho capito io, nemmeno voi. Cosa mi dispiace? Che sei ancora qua, ancora non te ne sei andato. Dove devo andare? E te ne vai, se non vuoi questa situazione te ne vai, via. E mi caccia, vedi cosa dice. Io al posto tuo la legherei perché rischi di perderla solo per la simpatia, grazie. No, assolutamente, dovete sapere che io la lascio per strada, ma lei torna. Noi la leghiamo. Perché io pensavo che lei era vuota a perdere. Se ne andava, no, torna. Valtellini con l'Oridea, ma vi saluto, non andate via. Noi la leghiamo a una sedia e poi la buttiamo in mezzo ad una pinetta. Legata. Brava, ma lei torna. Come fa? E torna perché si ricorda la strada. Queste cose gliele insegni tu a tuo figlio. Certo. Salutiamo Bartolino con l'Oridea. Lui mi ha insegnato di l'orecchio. Bartolino con l'Oridea, andate a comprare tutto per la casa, pittura, pennelli, cartongesso, tutto. Dove si trova lui? Come si chiama? Bambinello Gesù. Ma quale che cazzo sta dicendo? Bambinello Gesù è spostato. Ma si è spostato. Si è spostato? Non lo sapevo. Come non lo sapevi? Vicino dove c'è la parrucchieria. La trovo io. Grazie Daniela, sei un tesoro. Ma comunque lui mi ha insegnato i sani valori della vita. Ma ti rispondo pure a te Daniela, si trova vicino all'osservanza. Sì. Dici che hai detto che mi portavi in pinete e mi lasciavi là. Hai già parlato al Valterino con l'Oridea, sto salutando De Vicente. Sì. E per rispondere a Paolo Isabella, ciao Paolo, il figlio gioca contro il Milan. Paolo. Sì. Dicevo quindi, ciao Luciano Scerbo, Daniela, allora, chi ti trovi tu? Che tu glielo lascio lì e tu me te la prendi. Daniela, io non sto la nego, io lascio libera. Daniela, io adesso ti devo raccontare un altro aneddoto perché poi ce ne andiamo, scendiamo. Vedi cosa dice l'avvocato? Allora, aspetta, l'avvocato Salvatore Fiorella Scalise dice: ciao Orlando, io sto partendo e mi dispiace che fuori casa non ho la connessione. Vabbè, peccato. Ciao. Ci ritroveremo. Devo raccontare, Daniela, quando si è messo a fare l'idraulico col fai da te. Non come ti dico significa, ma che significa? Quello è stato un errore. Ha comprato tutti i tubi. Ha fatto, adesso faccio io tutta la casa, faccio io lo scaldabagno, cose. Il giorno dopo abbiamo trovato la casa tutta allagata con un metro e mezzo di acqua. Credimi, lui dice che era idraulico. Si è improvvisato idraulico, ha distrutto una casa, era tutta nuova. Vabbè, è stato un errorino. Ho collegato un tubo sbagliato e alimentato tutto l'intero paese. Ma tranne noi. Sei un presuntuoso. Non so, mi metto, faccio il paio da te. Se non faccio niente, che non faccio niente, faccio niente, basta. Se volete un idraulico, chiamate mio marito. Vedi cosa dice Daniela, non lo posso ripetere questo. Mizzica. Ma perché lo dici? Sei scurrile. Infatti. E perché Daniela, purtroppo ho preso un tubo, non l'ho legato bene. Noi ce ne siamo andati a divertirci. Quando siamo tornati con l'acqua. Ho ancora i mobili che si vedono, si vede il segno dell'acqua. Però così è sbagliato. C'è il simbolo di bagno. Così l'acqua si vede tutto. E poi siamo andati anche da Valterino con l'Oridea, abbiamo comprato da lui. Purtroppo abbiamo dovuto rifare tutto. Pittura, cose, andiamo là. Quindi abbiamo speso il triplo. Beh, parliamo di lei. Un giorno Stefania si mette a cantare, gli ho detto Stefania. Ma io so cantare benissimo. Capirà, guardate il gelato al cioccolato su YouTube. Gli ho detto non toccare le lampadine.
Perché le lampadine a volte si spezzano e resta l'interno. Allora, io babbi che gli ho visto negli occhi la scintilla. Sì, perché tu lasci tutto scoperto, fili scoperti. Ma se ti dico che sto lavorando al lampadario, che va a toccare? Ma è logico che ci prende la corrente, perché tu non sai lavorare, lasci tutti i fili scoperti. Ma perché se sto lavorando, dammi il tempo di passando, finire. Io sto passando, passo, devo spolverare, e passa, e metto le mani al lampadario. Ci sono rimasta quasi. E quindi queste sono le nostre misfatte. Dai. Allora adesso ragazzi, scendiamo, noi scendiamo, andiamo a fare la spesa, noi ci ritroveremo, siete tanti, non vi vorrei abbandonare, lei sì, ma voi no. E salutiamo Pasquale. Non l'ho perso. Bersagliere, com'è? Sì, Pasquale Bersagliere Grippo. Daniela, l'ho fatto apposta, come vedi qui, hai visto? Che è uno stronzo, mi volevo uccidere. Non mi è riuscito, non mi è riuscito. E niente. Adesso ci andiamo a fare shopping. Allora ragazzi, vi devo dire, mi ha fatto piacere conversare con voi, interagire con... Amis. Che vuol dire? No, niente, cosa no. Ragazzi, vi ricordo... Vai, parla. Vi ricordo di iscrivervi al canale su Radio TV Ponte Grande su YouTube e seguite i nostri... Dai, seguite i nostri canali, seguite i nostri video su TV Radio Ponte Grande, sul profilo Rondo Guerra, sui profili, sui nostri... dai! Aggiudita Amis, la finisci! Spesa, ragazzi. Grazie. Ok, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio grazie per averci seguito, un bacione, ciao a tutti da Stefania Talarico, baci baci. E ha detto Amis. E salutiamo anche... Verzoletto Emanuele. Emanuele che si è collegato in questo momento. Ragazzi, io vi saluto perché dobbiamo andare a fare la batteria shopping. Grazie per i like, ragazzi. Mettete like al video, seguite i nostri video, ciao. Amis è fatta. Andate in pace. Allora, stavo dicendo, da... Orlando Pieguerra. Da Orlando Guerra. Stefania Talarico. E Stefania Talarico, vi salutiamo. Noi ci ritroviamo per le nostre dirette perché noi cerchiamo di farvi divertire. Se lo facciamo, siete contenti. Se non lo facciamo, cerchiamo di fare altro. Fa ridere perché è un comico di natura. L'avete visto? Quindi... No, ma lui fa proprio ridere. Lui sono andato un pagliaccio. Mi ha trovato un pagliaccio, Pulcinella. E se resteranno soldi, grazie dei cuori. Buongustaia! Ma non era per te, era per lui, lo vedi che bello. Sì, per me, per lui. Certo. Ragazzi, mi raccomando, seguiteci su YouTube, su Twitter, su Instagram. Ma non ci siamo su nemmeno. Facebook. Ragazzi, noi siamo nemmeno. Ovunque. Ma non ci siamo nemmeno. Come no? Sì. Twitter sì, Radio TV Ponte Grande anche su Twitter. Non lo seguiamo molto YouTube, Instagram e Facebook. Facebook. E quindi, vabbè, allora ragazzi, vi saluto. Ciao a tutti, buona domenica. Buon fine settimana, buon sabato per tutti e tre, grazie. Grazie, grazie, un bacione Daniela, ci incontreremo sicuramente per il caffè. Ciao, quando vuoi, casa nostra è aperta, è per lei chiusa, però. È un colosseo, Ciao ragazzi, alla prossima, Buon fine settimana, ci ritroveremo. Ciao.